in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona giornata, buon weekend, un altro weekend da trascorrere con il nostro spazio dedicato all'informazione sportiva, streamingsport.it, le news come di consuetudine ogni fine settimana. E cominciamo naturalmente con le principali notizie di oggi, anche perché anche per questa settimana, scusate la ripetizione, abbiamo un carnet piuttosto ricco di interviste e servizi. Quindi andiamo subito nel dettaglio, cominciando dal calcio e cominciando con il nostro panorama per la Serie D, con le due squadre che militano in questo campionato, ovvero il Treviso ed il Monte Prodeco. Per quanto riguarda il Treviso, ha perduto 1-0 in casa al Tenni contro l'Adriese di Mister Vecchiato. Il Monte Prodeco ha perduto pure lei in casa contro le Dolomiti Bellunesi per 4-1. Il prossimo turno, questo weekend, vedrà il Treviso affrontare il Virtus Bolzano in trasferta ed il Monte Prodeco invece ancora in trasferta anch'essa se la vedrà con il Mori Santo Stefano. Parliamo del nostro campionato, delle nostre squadre, siamo particolarmente interessati anche con un galà finale di fine anno intorno al 10 di giugno, sempre presso il ristorante albergo Relais Ca del Poggio di San Pietro di Feletto, dove ricorderemo tutta la stagione e parleremo naturalmente delle nostre società, delle società sportive che collaborano con noi e naturalmente anche del campionato di eccellenza. Ce ne parla in questo caso per anticipare la giornata e per vedere quello che sarà il prossimo turno il collega Alessio De Martino. Nuovo cambio in vetta alla testa della classifica del campionato di eccellenza Veneta Girone B. La Godigese di mister Mauro Conte, con la bella e netta vittoria al Paolo Barison contro il Vittorio Falmec per 3-0, si instaura da sola in testa a quello che è lo schieramento del campionato. Non ne approfittano le inseguitrici, il Conegliano e il Chandonnà vengono fermati sul 1-1 nelle rispettive partite e anche il Porto Mansuè rallenta, rimane imbattuto dalla guida di Stefano Della Bella. Però con il Borgoricco nel turno casalingo non va oltre un 1-1, peraltro in rimonta. Risale e si attesta al piedi della zona playoff la Leo, a pari di Borgoricco e Spinea, con il Giorgione a un punto. Giorgione che però nelle ultime 5 gare ha raccolto solamente un pareggio. La zona play-out, o immediatamente fuori dalla zona play-out, contempla diverse squadre, fra cui rientra anche il Vittorio, che è a secco di vittorie da 7 turni consecutivi. In fondo alla classifica, quindi all'interno della griglia dei play-out, rimangono Careni, Cavarzano, Cadoneghe, Favaro e il Caorle della Salute. Nel prossimo turno quasi tutte le partite sono di interesse, però 4 spiccano in maniera più di altre. Cavarzano-Careni con i bellunesi che cercheranno di avvicinarsi ai pievigini per uscire poi dalla zona play-out. Godigese-Chandonnà, che è un test importantissimo per la neocapolista Godigese, con il Chandonnà che cercherà dalla sua parte di agganciare proprio
i ragazzi di mister Mauro Conte. Leo Giorgione sfida fra due squadre di centro classifica, però con umori diversi. Molto bene la Leo, come detto invece il Giorgione in piena crisi. Squadra partita peraltro che segna l'esordio in panchina del Giorgione di mister Mauro Vecchiato. Borgorico Conegliano è forse l'ultima chance per i padovani di rientrare nella corsa playoff e per il Conegliano di cercare di riagganciare la vetta della classifica. Grazie Alessio, e allora andiamo a vedere, a ricordare che come dicevamo al Giorgione c'era stato già un cambio la settimana scorsa, un ulteriore cambio di panchina è avvenuto anche questa settimana. Sandri era stato sostituito da Gagliotto, che a sua volta ora è stato sostituito da Vecchiato. La sconfitta netta e pesante, quei 5 gol subiti dall'Eclisse Careni Pivigina, è costata la panchina subito a Gagliotto, ma c'è una situazione un po' difficile in casa Giorgione. Ora andiamo al Soldan di Conegliano, dove domenica la compagine di casa di Stefano Andretta ha faticato, bisogna proprio dirlo, contro il Cavarzano, pareggiando 1-1. Sentiamo i due tecnici nell'ordine, cominciando da Christian Darold, che fa parte di un triumvirato bellunese alla guida appunto del Cavarzano, e poi dal tecnico del Conegliano, Stefano Andretta. Dovremmo avere il tecnico del Cavarzano, che gentilmente viene ai nostri microfoni, e allora ci giriamo dalla parte opposta, mister. Allora, ho detto che la prima parte di gara mi era piaciuta da entrambe le parti, insomma, il secondo tempo è stato veramente un assalto e voi vi siete difesi, tra l'altro anche bene, il punto vi stava bene e vi sta bene. Beh, ma insomma, sì, abbiamo preparato la partita in settimana sicuramente per non venire qua a difenderci, anche perché contro una squadra del calibro del Conegliano, se vieni qua a difenderti probabilmente è finita. Quindi direi che abbiamo tenuto bene il campo, sì, primo tempo, avevo detto ai ragazzi proviamo a giocarcela al massimo delle nostre potenzialità, con massima grinta e determinazione, e poi vediamo cosa succede. Primo tempo è andata bene, secondo tempo è stato un po' più difficile, soprattutto i primi minuti, dopo però ci hanno concesso anche diverse ripartenze, anche perché anche loro hanno cercato di vincere la partita, concedendo anche qualcosa magari in contropiede, e penso che alla fine il risultato sia giusto, insomma. Sì, il risultato è giusto perché, come dicevo prima, sì, avete fatto le barricate, però nemmeno poi più di tanto, insomma, era questo quello che nel secondo tempo dovevate fare. Sì, diciamo che abbiamo pensato a difenderci alti, cercando di lasciarli più distanti possibile alla nostra porta, tante volte ci siamo riusciti, tante volte no, però tiri in porta, occasioni limpide, non mi pare che ne hanno avute tantissime, e quindi questo insomma ci fa ben sperare per andare avanti, insomma, ecco. Avevo detto in telecronaca, non si può lasciare tanto spazio così ad Ivo Betz, e mi ha dato ragione Ivo, perché mamma mia, classe 1980, ma averne. Ivo stupisce un po' tutti, insomma, facciamo firma per tutti quanti per arrivare alla sua età in queste condizioni fisiche, quindi sicuramente per noi è un punto di riferimento importante. Non è il gol di oggi che lo consacra, insomma, no. La sua carriera parla da sola, quindi direi che per noi è un punto fondamentale, da qua fino alla fine. Mister, è un triumvirato il suo, siete in tre, mi pare di aver letto. E sì, sì. Diciamo che io faccio capo, diciamo, agli altri due, però siamo molto affiatati sia da dove eravamo prima, siamo partiti, e adesso siamo arrivati qua per cercare di portare a casa il risultato della salvezza, e cerchiamo di portare avanti il massimo delle nostre potenzialità, che in tre riusciamo bene, da soli è difficile, ma è come il resto dello sport, è come nel calcio uguale. Mister, in bocca al lupo e buona salvezza. Grazie mille. Grazie. A lei. Grazie. Bene, allora abbiamo recuperato negli spogliatoi del Soldan anche Stefano Andretta. Allora Stefano, dicevo anche ad Harold che primo tempo mi è piaciuto da ambo le parti, insomma una bella partita giocata, aperta, poi nel secondo tempo c'è stata questa barricata da parte del Cavarzano, voi le avete provate un po' tutte, ma il risultato sorride a loro, l'1-1 serve più a loro.
Il risultato a noi serve per dare continuità, però è chiaro che ho visto da parte nostra non una bella prestazione, non una buona prestazione, ma nemmeno il primo tempo, dove al di là dell'errore nostro in occasione del gol loro, però l'avevamo aggiustata subito, per cui c'erano tutte le componenti, le capacità per poterla girare, però per poterla girare devi fare anche una prestazione di livello. Invece noi oggi ci siamo un po' adeguati, non abbiamo avuto la giusta capacità di imporre gioco, abbiamo buttato palloni lunghi e quindi la conseguenza logica oggi è che ne è uscito un pareggio dove c'è il rammarico, ma non tanto per il risultato ma per la non prestazione. Sì, la non prestazione, però ti fa onore dire che non avete giocato bene. Io ho commentato dicendo che se vi lasciano giocare, è chiaro che poi bisogna che dalla parte opposta ti lasciano giocare come sapete fare, non ce n'è per nessuno, perché alcuni belli schemi, alcune belle trovate ci sono, però come dicevi te, se non ti fanno giocare lì non entri. No vabbè, però è un po' riduttivo. Io al di là di quello che è stata la prestazione loro, che sicuramente è una squadra che non molla, una squadra che ha anche una buona qualità negli effettivi, perché poi se andiamo a analizzare anche la lista loro, insomma ci sono giocatori che hanno presenze, che hanno partecipazione ai campionati superiori, per cui non è che sia una squadra sprovveduta. È che a me degli avversari sinceramente interessa veramente poco. Io guardo in casa mia e oggi io sono un po' preoccupato per quello che non abbiamo fatto. Io ho avuto la sensazione oggi di aver fatto una partita senza averla giocata, e quindi quando è così è giusto che il risultato premi chi ha cercato di fare quello che deve fare contro, ripeto, la mia squadra, che probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe potuto e dovuto fare molto di più. Stemperiamo un po', mi hanno detto che rientrerò nello striscia lo striscione, perché l'ho chiamata a Ivo Betz quando è andato sulla punizione, ho detto non bisogna far fare queste punizioni a Ivo Betz, mi ha ascoltato, ma lì è più un errore del portiere forse, no? Sì assolutamente sì, sì. Probabilmente adesso devo ancora parlare con Eria, ma è chiaro che c'è stato un errore soggettivo evidente, al di là del fatto che Ivo ha preso la porta, è stato bravo perché ha preso la porta, però voglio dire ci abbiamo messo del nostro anche lì, ma ripeto, poi l'errore individuale io l'ho sempre accettato in maniera molto serena, perché tra l'altro abbiamo avuto anche la bravura e capacità con Faron di rimetterla in piedi, sì. Quindi non è che ci siamo trascinati avanti, per cui poi giochi un po' in apnea, in agonia, l'abbiamo rimessa a posto, e la mia squadra in tutta sincerità aveva un attimino il dovere di provare a fare qualcosa in più, non solo a metterla sul piano della foga, dell'impegno, dell'agonismo, ma se noi vogliamo competere per stare in posizione importante bisogna far vedere qualcosa in più. Si parla di rugby ora con il Benetton, che attendiamo a Monigo per un ritorno in casa per quanto riguarda il campionato, il massimo campionato internazionale a cui sta partecipando. E giocherà contro Glasgow, una gara importante, dovrà cercare di ribadire quello che voleva ribadire nella trasferta con il Leinster, dove purtroppo è arrivata la sconfitta. Beh, in casa con Glasgow c'è da ribadire che la leadership, o quantomeno le posizioni alte di classifica, sono meritate per la formazione di Marco Bortolami. Di ritorno dal Sei Nazioni alla Ghirada abbiamo incrociato Simone Ferrari, il pilone azzurro e in questo caso del Benetton. Sentiamolo. Gli allenamenti in vista della partita di Glasgow stanno andando molto bene, ovviamente stiamo analizzando un po' tutte le partite che abbiamo fatto e anche quella che abbiamo giocato a novembre là da loro, e un focus grande sarà sicuramente sulla difesa. Sappiamo che Glasgow è una squadra a cui piace giocare largo e profondo, noi dovremmo essere molto attenti a settare bene la nostra difesa. E, insomma, imparare un po' anche dagli errori che ci sono stati a novembre da loro e fare noi la nostra partita con disciplina. Sappiamo che probabilmente pioverà, per cui anche il tempo sarà una cosa che caratterizzerà la partita. Un aspetto fondamentale per la partita di sabato sarà la disciplina e il gioco al piede, quindi anche con le previsioni un po' avverse, ci aspettiamo un po' di pioggia, sarà fondamentale. Sono fondamentali questi due aspetti del gioco, e non dimenticandoci che Glasgow è una squadra anche molto forte nei set piece, per cui drive difesa e mischia saranno fondamentali.
Beh, ritrovare il gruppo dopo tanto tempo, anche dopo l'operazione, è stato bello, sicuramente non semplicissimo, ma sento che comunque sto trovando la forma e l'importante era comunque ricominciare, ritrovare il gruppo. E io sono molto contento, adesso sono ovviamente qua a Treviso e sono pronto e insomma carico per dare tutto per la squadra. Diciamo che in Francia ho ritrovato il gruppo giocando appena 20 minuti, ma insomma dopo tre mesi era anche giusto così, non è stato facile a livello fisico perché ovviamente il ritmo era molto alto, ora insomma mi aspetto di ritrovare minutaggio col club e insomma già da sabato voglio provare a fare un primo tempo di buona qualità e insomma ritrovare minuti e fiato sulle gambe. E adesso il volley trevigiano che vede la bandiera Imoco Volley Conegliano, Antonio Carraro, per quanto riguarda la Champions, sempre più veleggiare così con il vento in poppa e con grandi risultati. Ci sarà un calendario piuttosto interessante. Si comincia il 2 marzo in casa di Casal Maggiore, poi il 6 marzo al Palaverde arriverà Novara, che ha vinto la Change Cup guidata da Bernardi. Sabato 9 marzo altro anticipo per la Prosecco Doc impegnata a Vallefoglia, poi la settimana seguente al Palaverde arriverà Pinerolo prima del gran finale a Busto Arsizio domenica 24 marzo alle 17. Attenzione perché in Champions, vi dicevo, giovedì al Palaverde è arrivata la Vakıf Bank e dopo la vittoria per 3-1 a Istanbul è arrivato un altro 3-1 al Palaverde, un Palaverde gremito e incandescente, lo ha ricordato anche nelle varie interviste Daniele Santarelli. 3-1 eccezionale, 3-1 dopo un primo set perduto che regala la semifinale alla formazione di Treviso. Nel weekend in A3 maschile Motta di Livenza ha battuto San Donà per 3-1 nel derby, avvicinandosi così alla testa della classifica. In Serie B maschile Treviso vince 3-1 contro Martellozzo, la Carnio Povegliano ha sconfitto 3-0 il Bassano. In Serie B1 femminile l'Azimut Giorgione, capolista, continua a vincere 3-0 contro Cremona. L'Imoco Cortina ha perso invece 3-0 contro Padova. In Serie B2 femminile, l'Ezzelina scivola 3-0 contro Udine e si inguaia nella lotta della salvezza. In Serie C un'occhiata la diamo sempre alla squadra femminile di Susegana e Ponte della Priula, la Sosus, che ha perso 3-0 contro l'Imark e ora affronterà in casa sabato sera alle 20:30 il Marmi Lanza. Parliamo di basket, la massima realtà provinciale è quella della Nutribullet Treviso che ha riposato per la pausa della Coppa Italia Frecciarossa, meritatamente vinta da Napoli, saprete, che ha sconfitto l'Olimpia Milano di Ettore Messina. La compagine trevigiana torna in campo proprio in questo weekend a Napoli e proprio contro i freschi vincitori di Coppa. Sarà un impegno molto difficile ed assai impegnativo perché è arrivato anche, chiamiamolo nuovamente, fulmine a ciel sereno, ovvero le dimissioni, l'addio dopo 10 anni di presidenza di Paolo Bazzoler, che ha lasciato appunto la presidenza del club, sostituito dal notaio Contento, e speriamo che la situazione sia contenta, felice insomma di questa situazione e che si possa cominciare bene da Napoli proprio per recuperare e cercare di levarsi dalle zone bassissime della classifica. L'altra società che spicca in questo panorama trevigiano è la Rucker di Michele Carrea, che ha vinto in casa la Zoppa Sarena contro Faenza. Sentiamo l'intervista audio con coach Michele Carrea, ci abbiamo anche il video mi pare, e poi c'è anche il giocatore Caccamo, tutto grazie a Simone Pizzioli. Con coach Michele Carrea al termine della vittoria con Faenza, insomma un match importante e temuto all'inizio ovviamente per la forza dei faentini, la tua squadra stasera ha dimostrato forse un gradino di maturità nel vincere una partita praticamente giocata quasi punto a punto, era successo forse solo con San Severo finora? Sì, io penso che
Sappiamo che in questo girone di ritorno abbiamo delle partite in casa molto complesse, questa era la prima di un ciclo. Sappiamo che quando squadre di questa qualità e di questa esperienza vengono nel girone di ritorno, dove i punti contano tanto, a cercare di far risultato bisogna opporre resistenza sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista agonistico, ma anche da un punto di vista emotivo. Oggi abbiamo tenuto testa emotivamente a una squadra che ha giocatori con tanti campionati sulle spalle, che è venuta qui con una fame incredibile di punti, vista la sconfitta in casa con Imola, che aveva interrotto il loro percorso di crescita, una squadra che ha inserito Poletti e Bagarin per correggere quelli che potevano essere dei... Quindi insomma, una squadra e una società che hanno dimostrato di voler a tutti i costi riagguantare il campionato, le fila del campionato. Noi abbiamo resistito, siamo stati seri, siamo stati maturi, anche con rotazione un po' più corta del solito, perché questa è una partita dove sicuramente mi faceva molto comodo avere certi giocatori tanto in campo, ma credo che la squadra abbia risposto in maniera encomiabile. Devo dire che oggi non posso che fare complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato la partita da tutti i punti di vista. Coach, cosa ti piace? Scegli un aspetto tecnico, non tecnico, che stasera secondo te ha fatto proprio la differenza. Al di là delle iniziative, le ultime iniziative di Gluditis determinanti, al di là della difesa di Cacaccia, al di là di Oxilia, c'è un aspetto della squadra che stasera ti porti a casa con soddisfazione? Ma io penso che questa squadra è una squadra che, se vogliamo dire, l'errore più grave che ha commesso in questo percorso di mesi, soprattutto, anzi solo in trasferta, è stato quello un po' di smettere di credere in quello che si era preparato nella difficoltà. Quando magari le prime due o tre volte questo non funziona, nei primi due quarti la difesa sul post basso di Poletti non ha funzionato, non ha funzionato perché lui è un giocatore di grande qualità e perché non abbiamo fatto le cose con giusta convinzione. Mi è piaciuto vedere che poi nel terzo e quarto quarto la stessa cosa sia stata messa in campo con maggiore energia, credendoci e senza perdere la fiducia in quello che abbiamo lavorato e preparato in settimana. Quindi io penso che questo sia un altro aspetto di crescita del gruppo e questo me lo porto a casa molto, con molto piacere. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi, buona serata. Con noi uno dei migliori giocatori stasera della Rucker, Alberto Cacaccia. Alberto, intanto complimenti per la vittoria, un avversario qui alla Zoppa Serena temuto, una squadra decisamente forte stasera, però la Rucker è riuscita ad andare oltre alle difficoltà con un quarto periodo di grandissima dedizione difensiva. Sì, intanto grazie per i complimenti, siamo strafelici di aver fatto questa vittoria contro una squadra, secondo me, di quella classifica non rispecchia il valore, perché hanno 10 giocatori che stanno in campo tranquillamente tutti, sono una squadra veramente forte e preparata e siamo stati molto bravi, secondo me, oltre l'ultimo quarto, tutta la partita a tenere botta contro una squadra molto fisica, di grande stazza, e a imporre il nostro ritmo e la nostra fisicità. Alberto, è stata mantenuta l'imbattibilità qui alla Zoppa Serena, è un fattore molto importante, sarà sempre più importante anche nel proseguo della regular season, però la Rucker forse gli manca ancora quella, chiamiamola maturità, non so se sia il termine giusto, per poter andare a dimostrare la stessa forza in trasferta. Sì, diciamo che avere l'imbattibilità in casa a noi serve molto per la fiducia, soprattutto quando arriverà alle fasi finali, la fase calda della stagione. E come dicevi, il nostro tallone d'Achille, se possiamo chiamarlo così, sono le partite in trasferta. Adesso andiamo a Vicenza e già da lì noi dovremo dimostrare la maturità senza prendere sotto gamba le squadre in base alla classifica o in base alla loro forza. Quindi bisogna vincere tutte. Adesso vediamo, non sappiamo ancora gli altri risultati, però vogliamo restare nella parte alta della classifica e ci servono soprattutto quelle in trasferta. Alberto, ultimo flash, se è vero che in trasferta dobbiamo ancora dimostrare di essere grandi con continuità, stasera forse rispetto alle altre partite siete stati molto bravi a gestire una partita alla fine punto a punto che finora non c'era mai stata. Sì, esatto, qui è stata forse la, diciamo, la seconda, perché anche con San Severo mi ricordo una partita molto combattuta fino alla fine, siamo stati bravi a tener botta. È stata una grande tripla di Edo sul più 2 che ci ha portato a più 5 e nonostante i vari colpi scorretti siamo resistiti, ne abbiamo dati altrettanti, quindi sono contento della prestazione più che offensiva del carattere della squadra. Grazie Alberto, complimenti ancora per la prestazione. Ciao a tutti.
si è giocato regolarmente nelle varie categorie, quindi la Serie B interregionale è rimasta ferma però e ora inizierà la fase ad incrocio per Montelvini, Montebelluna e per la Calor Flex di Oderzo. In Serie C invece in campo, girone unico, Ormelle ha perso in casa contro Piani per 52-65, la Vigor Conegliano ha perso a Schio per 62-55, la Pieve, la GD Pieve ha battuto 93-66 il Leoncino. In Serie D, girone A, Spresiano batte Castelfranco per 74-63, Istrana ha vinto contro l'Olimpia Sile per 63-53, Roncade ha vinto 77-70 contro Monastier ed il Valbelluna ha sconfitto Motta di Livenza per 83-76. In Serie B femminile, Conegliano sempre più giù, ha perduto in casa 36-58 contro Triestina. Andiamo in Serie A2 femminile, dove la Posa Clima Ponzano ha perso sulla Sirena, peccato, 53-50 contro la capolista Udine, partita che abbiamo trasmesso in streaming sport, 53-50 vi dicevo. L'altra trevigiana, la Martina Basket Treviso, ha vinto in trasferta invece contro Roseto degli Abruzzi per 53-51 e con questa vittoria si porta a quota 26 in terza posizione di classifica. Sentiamo le interviste realizzate a Spresiano con il coach Riga di Udine e con Gambarotto, coach di Ponzano. È un Gambarotto sintetico. Coach Riga, una partita intensissima e tanto combattuta, la vincitrice è venuta fuori solo nel finale, allungate la vostra striscia di vittorie, si ritiene soddisfatto della prestazione della sua squadra? Soddisfatto della vittoria e sapevamo tutto questo che è accaduto, perché era comunque una di quelle partite che temevamo, perché la squadra avversaria è una squadra molto buona, quindi anche quello che è stato l'atteggiamento difensivo di Ponzano era qualcosa che ci aspettavamo e abbiamo avuto tante difficoltà. Devo essere onesto che la squadra di Ponzano ci ha messo veramente un po' di la museruola in questo senso. Però ci prendiamo la vittoria e ci prendiamo ancora una volta l'atteggiamento di queste ragazze che sono, nonostante abbiamo giocato non bene per merito delle avversarie, e purtroppo questo accade, ma le ragazze hanno veramente un gran carattere, ne stiamo vincendo di un punto in trasferta la settimana scorsa, di tre stasera, devo essere onesto, non mollano mai e ci teniamo ancora questo primo posto in classifica, poi andiamo tranquilli per vedere che cosa succederà nel finale del campionato. Coach Gambarotto, una partita ben giocata da Ponzano che la perde solo nel finale contro comunque la prima della classe, ma dimostra di aver voglia di rimettersi sulla retta via. Devo solo ringraziare le ragazze stasera, sono state superbe, hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto, abbiamo fatto una partita di grande carattere. Se questo è lo spirito con cui andremo in campo ogni partita, sarà dura giocare contro di noi e sono molto felice, devo essere onesto. Ancora di basket vogliamo parlare, in particolar modo di un'iniziativa che si chiama Una giornata per fede, che stiamo pubblicizzando, che stiamo ricordando e che si terrà il giorno 4 marzo a Conegliano presso il Palazzetto dello Sport di Via Antoniazzi. Sentiamo uno dei testimonial dell'evento, nonché relatore del tavolo sul settore giovanile, ovvero Marco Mian. Ciao a tutti, sono Marco Mian. E prima di tutto volevo salutarvi e poi con l'occasione dirvi che ci sarà un bel appuntamento a Conegliano al Palasport in via Antoniazzi, un appuntamento che è stato promosso dal Comitato del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e inizierà intorno alle 16:30 con due amichevoli appunto fra le due rappresentative sia maschile che femminile della Nata 2010. E intorno alle 20:30 ci sarà una tavola rotonda, una chiacchierata, chiamiamola così, su un argomento a noi molto caro, che è la pallacanestro, in particolar modo la pallacanestro giovanile. Quindi vi aspettiamo tutti numerosi il 4 marzo a partire dalle ore 16:30, secondo me per una bellissima giornata di sport e da ricordare. Il titolo per me è molto importante, perché il titolo è Insieme per fede, la pallacanestro unisce. Ok? Quindi non mancate e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E ora ci spostiamo alla Rana Azzurra, quindi in piscina a Conegliano, dove abbiamo realizzato il nostro primo servizio dedicato al nuoto in città. Abbiamo parlato di corsi e anche di solidarietà. Sentiamo il servizio. Intanto salutiamo la signora che è uscita dopo la seduta di Aqua Gym, tutto bene? Benissimo, benissimo, molto, molto coinvolgente la ragazza, diceva, il sabato. Diceva che era 20 anni che frequenta qui. Sì, forse qualcosa in più anche, prima come nuoto, adesso come Aqua Gym. Ma l'Aqua Gym gliel'ha consigliato qualcuno oppure? Il medico, io dopo degli interventi sul piede, sulla spalla, mi ha consigliato di muovermi con la ginnastica in acqua. E quindi si trova bene? Benissimo. Chi ha consigliato l'Aqua Gym? Da sola, ho sempre amato la piscina da quando sono bambina che vengo, mollando, riprendendo. Però il nuoto è il migliore sport per me, il nuoto è anche Aqua Gym, tutti e due. Poi gli insegnanti che sono qua sono eccezionali, tutte quante. Ah, quindi... Proprio, lo consiglio vivamente. Brave, bell'ambiente, pulito, Conegliano tutta la vita. E allora proprio di prima mattina così, ma chi si diverte di più, lei o la bambina quando la porta? Oh, la mattina è un po' difficile entrare, però dopo ci divertiamo. E te, ti piace? Entrare è sempre un po'... sì, però dopo c'è l'ultimo quarto d'ora di gioco che tornano fuori contenti. E allora lasciamola giocare. Sì, grazie. Allora, non ci sono solo le mamme che accompagnano i propri figli, cioè, ci sono anche i papà. Anche i papà, sì, devono fare qualcosa. A me lo sport piace, vengo in piscina da anni e oggi ho portato la figlia per la prima volta per affacciarci al mondo natatorio. 4 anni e mezzo e quindi... Chi gliel'ha chiesto, lei? No, no, una richiesta fatta da mia figlia così. Come si chiama? Stella. Stella, sei pronta per nuotare? Ti piace? Sì. Proviamo? Allora facci vedere. Vedevo che eri impegnata, che cosa stai preparando, cosa stai facendo? Stavo preparando un breve percorso per i bambini per prendere confidenza con l'acqua alta. Abbiamo posizionato una corda in modo tale che riescano ad attraversare piano piano con un aiuto appunto della corda e piano piano prendere confidenza appunto in un'acqua che è più alta di loro. Quindi dall'acqua bassa o relativamente bassa si passa subito, insomma. La piscina grande. Il bimbo deve subito rendersi conto di cosa c'è intorno a lui in acqua. Il nostro insegnamento nasce con l'obiettivo di portarli subito a contatto con l'acqua più alta, e senza troppi ausili, salvagenti, galleggianti. Il bimbo deve subito imparare a organizzare il suo corpo e le sue posizioni nell'acqua più alta.
al sabato qui alla piscina Rana Azzurra vuol dire anche associazione Piccin con tutti gli elementi. Sì, vuol dire associazione Piccin, vuol dire aiutare chi non potrebbe farlo in altri giorni e in altre strutture anche, perché veramente mi complimento con il gestore di questa piscina perché ha saputo darci tutto quello che avevamo bisogno. Ed è una bellissima cosa, insomma, vedere questi ragazzi e queste ragazze trovare confidenza soprattutto con l'acqua. Mi diceva che ci sono delle persone che magari non vogliono più nuotare nella piscina grande, quindi qui siamo vicino a quella più piccolina, quindi tutto aiutato. Sì, sì, difatti abbiamo diverse soluzioni per i ragazzi. Chi non può fare una cosa ne fa un'altra, ma lavora sempre durante l'ora, nuota in continuazione. Lo faccio volentieri e lo faccio soprattutto per i genitori, perché i ragazzi grosso modo sono fortunati e fanno molto rispetto a tanti altri, sì. Quindi sono contenta così. Sono contenta di aver dato quel che ho potuto dare nei limiti delle mie capacità, però è una soddisfazione continua e la soddisfazione ce l'ho proprio dai ragazzi. Come la scorsa settimana, comunque, concludiamo il nostro giornale con lo spazio che vogliamo dedicare alle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Questa settimana l'intervista che ci propone Andrea Bergonzoni è con Gianfranco Rezzadore, che è il presidente del Bob Club Cortina, persona che tra l'altro è stato anche medagliato con un bronzo nel Bob a 2, mi pare, nei campionati europei juniores. Quindi sentiamo le parole di Gianfranco Rezzadore che ci spiega un po' la situazione soprattutto del Bob. Buonasera a tutti, siamo con Gianfranco Rezzadore, presidente del Bob Club Cortina. Come avete capito si parla della Formula 1 del ghiaccio, quindi del bob, dello skeleton, degli sport del budello, che tante soddisfazioni hanno dato in passato all'Italia e che si spera continueranno a darne. Iniziamo a fare una breve panoramica. Anche quest'anno, nonostante le varie difficoltà di allenamento, i nostri ragazzi qualche buon risultato l'hanno portato a casa, vero? Sì, come dicevi tu, nonostante le difficoltà di fare gli allenamenti, si sono presentati comunque alle competizioni in buona, direi, forma, sia nello skeleton che nel bob, ma anche nello slittino, ho visto che hanno fatto degli ottimi risultati. E nello skeleton Bagnis, Amedeo Bagnis, che è un ex del Bob Club Cortina, ha vinto una gara di Coppa del Mondo a San Moritz, anche la Margaglio, ex del Bob Club Cortina, anche lei a San Moritz. Poi gli altri risultati sono stati un po' altalenanti, fra il quinto e l'ottavo posto, però insomma dei buoni risultati. E anche nel bob, insomma, anche Patrick Baumgartner si è comportato bene in alcune gare, e chiaramente c'è sempre la difficoltà di avere alle spalle poche discese e di conseguenza speriamo nel nuovo impianto che sia utilizzabile al più presto. Il bob e lo skeleton, come anche lo slittino, sembra essere una disciplina esclusivamente invernale, ma non è sempre così. Infatti noi ci troviamo sul pistino di spinta in località Fiammes a Cortina, dove si sono svolti i campionati italiani di spinta e anche una gara internazionale. Qual è il programma per questa stagione estiva, visto che l'invernale per il momento è in attesa? Sì, allora questo è un pistino che viene prevalentemente usato al momento d'estate, e aspettiamo chiaramente che vada via la neve per cominciare a fare gli allenamenti a secco, finita la stagione invernale. E per quest'anno è prevista una gara sono previsti i campionati italiani di bob e skeleton. Per la prossima stagione, la stagione perciò dell'estate 2025, abbiamo già avuto assegnati i campionati del mondo, che sarà un evento molto importante anche in preparazione di tutto quello che sarà gli eventi olimpici, e per portare a Cortina più equipaggi possibili in modo che possano vedere anche l'impianto stesso in fase terminale di costruzione. La pista di Cortina adesso
ovviamente è in rifacimento, ma dal punto di vista tecnico, storicamente la pista di Cortina è sempre stata considerata una pista estremamente difficile, dove chi vinceva era un campione vero, erano atleti di ottima fattura. La nuova pista, tu che hai visto i progetti e che quindi probabilmente sai esattamente cosa verrà fuori, pensi sia più vicino a quel tipo di pista o alle piste più semplici che in certe zone tipo Innsbruck si sono realizzate nel tempo? Beh, allora, il giorno d'oggi i tracciati come erano quelli di Cortina oppure quello di Cervinia, cioè particolarmente tosti e ostici, non sarebbero più utilizzabili. L'impianto, il nuovo tracciato a me piace molto, è un tracciato fatto con le cognizioni moderne, con le velocità attuali, perciò sarà sicuramente più semplice di quello che era il Bob di una volta, ma soprattutto mi piace il discorso che comunque sarà molto utilizzabile per tutto, perciò diciamo che dalle gare agli allenamenti, al turismo, all'attività ludica, ai progetti scuola, cioè un impianto che deve essere veramente fruibile al 100% nel periodo di apertura. E questo impianto lo sarà, perché il fatto di essere un po' meno cattivo, fra virgolette, di quello vecchio, consentirà di avere più apertura verso tutti gli equipaggi e verso tutte le nazioni. L'apertura, l'inaugurazione della pista sarà ovviamente per i test event per il fine 2025. Si sa già qualche cosa su qualche altro tipo di interesse anche da altre squadre, da altre nazioni per venire a correre qui, visto che poi alla fine sarà la pista più moderna d'Europa? Beh, allora nella primavera 25 ci sarà l'omologazione, dove tot di nazioni devono essere invitate a provare il tracciato, dopodiché ci sarà in autunno il test event, che è praticamente come fosse una Coppa del Mondo. Poi durante l'inverno ci sono proprio degli allenamenti obbligatori da dare a tutte le squadre nazionali straniere che parteciperanno qualificate per le Olimpiadi, e perciò avrà già nella prima stagione un utilizzo abbastanza importante, per poi chiaramente finire con i giochi olimpici. Nell'intermezzo noi abbiamo chiesto, come Boclè Cortina, visto che siamo molto impegnati nel discorso anche del parabob, di poter organizzare in questa pista la prima gara di Coppa del Mondo di parabob su questo nuovo tracciato. Adesso stiamo chiaramente aspettando la fruibilità e la fattibilità di tutto quanto, però ci piacerebbe, insomma, che ci fosse anche la possibilità di far scendere i nostri ragazzi disabili. Ringraziamo Gianfranco Rezzadore per questa ulteriore puntata di Protagonisti. Grazie. E con il Bob abbiamo concluso il nostro appuntamento dedicato allo streamingsport.it news del weekend. A tutti voi buon weekend, buon fine settimana, alla prossima. In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.